Assessore, da 3 giorni in zona gialla, qual è l'andamento della curva epidemiologica? L'andamento è ancora recessivo, positivo quindi, solo che non possiamo assolutamente perdere di vista le misure di contenimento, no, del Covid, quindi la mascherina, il distanziamento sociale e così via. Non possiamo immaginare che a febbraio possiamo tornare, diciamo così, a un aumento dei contagi, tanto più per il fatto che c'è un concorso della normale influenza, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Si è allentata la pressione nelle strutture ospedaliere? Sì, la pressione sulla struttura ospedaliera sta calando, anche se il livello di ricovero nelle terapie intensive e semi-intensive, diciamo così, è ancora intorno al 30%. L'andamento è un andamento positivo, ma dobbiamo ricordarlo, positivo perché a Natale e anche prima sono state adottate le misure di contenimento della circolazione delle persone molto restrittive. Io penso che si possa contemperare adesso con la zona gialla, sempre con le necessarie cautele, la possibilità di ritornare nei ristoranti, nei bar e così via. Dobbiamo far sì che la zona gialla possa continuare per i prossimi mesi e questo dipende essenzialmente dal comportamento delle persone. Che cosa vi fa preoccupare principalmente? Le varianti? Diciamo che ci fa preoccupare il fatto che l'Italia è ferma da un anno con questa pandemia e abbiamo capito tutti tutta una serie di errori che sono stati fatti nella mancata programmazione, per esempio, dei servizi territoriali. Molte persone potevano essere perfettamente curate a casa, altre persone si poteva bloccare l'epidemia, per esempio, con l'impiego di nuove terapie, come gli anticorpi monoclonali e così via. E poi c'è la vicenda non secondaria del riavvio dei cicli scolastici, degli studenti, ma anche delle nostre imprese. Oggi ci sono questi dati drammatici del meno 8% del prodotto interno lordo, cioè neppure in tempo di guerra succedono queste cose. Quindi accanto all'epidemia ci sono altre due emergenze, cioè quella economica, ma anche la cura dei malati normali, no? Di chi è malato di tumore, dei cardiopatici e così via. Ieri nelle Marche sono arrivate 12.000 dosi di vaccino. Qual è il cronoprogramma? Dunque, il cronoprogramma è quello stabilito per tutte le regioni italiane. Allora, noi la prima fase è contraddistinta dalla vaccinazione del personale sanitario, personale pubblico delle cliniche private, delle RSA e poi degli over 80. In questo momento noi stiamo completando la vaccinazione del personale della sanità e delle RSA. Cominceremo nei prossimi giorni, se le dosi di vaccino ci saranno puntualmente portate, la vaccinazione di over 80. Come funziona la vaccinazione di over 80? Una parte delle persone che non possono deambulare, non possono camminare, non hanno parenti, saranno vaccinati dai medici di famiglia. Mentre se avremo un numero di vaccini adeguato, utilizzeremo il criterio, la struttura operativa che abbiamo impiegato per la somministrazione dei tamponi e in quel caso apriremo i palazzetti dello sport per la vaccinazione di queste persone. Poi all'interno degli over 80enni c'è una classifica di priorità. I primi che dovranno essere vaccinati sono gli ottantenni, over 80enni che hanno delle comorbidità, cioè che hanno la concorrenza di altre patologie. Poi ci sono i malati cronici e poi, diciamo così, tutti gli altri a seguire. Naturalmente la priorità dovrà essere individuata in base alle condizioni patologiche delle singole persone. Ecco, ma chi avrà il compito di stilare questo elenco? Allora, l'elenco funziona così. Le Marche hanno già aderito insieme a 4 regioni a una piattaforma di Poste Italiane, quindi chi intende vaccinarsi deve telefonare a questa piattaforma e naturalmente sulla base dei nomi delle persone che si dovranno prenotare, ecco, questo elenco viene redatto dall'ASUR, la quale ASUR avrà evidentemente la possibilità di capire esattamente chi dovrà essere vaccinato. In questa fase però, per evitare
insomma, che ci sia un ricorso a telefonate o così via. In questa fase noi però non abbiamo ancora i vaccini per vaccinare gli over 80. Dal programma che ci è stato rappresentato sabato scorso, ma questo pomeriggio c'è una conferenza tra Stato e Regioni con il Ministero della Sanità, probabilmente questi vaccini per gli over 80 arriveranno a metà mese o oltre, diciamo così, il 20 febbraio. A quel punto, in base al numero dei vaccini, saremo in grado di informare gli over 80enni sui criteri stabiliti per la loro vaccinazione. Naturalmente il fatto di poter accedere alla piattaforma significa che l'over 80enne può prenotarsi e poi sarà la struttura ad avvertirlo dove e quando avverrà la vaccinazione. Si parla anche però di una difficoltà per gli anziani a prenotarsi. E questo sistema prevede sostanzialmente, allora, la difficoltà in genere, salvo che non vivano da soli, molte persone hanno i nipoti, i figli, quindi ci possono essere anche i familiari che possono aiutare appunto gli over 80enni a prenotarsi. Ma nel caso in cui dovessero avere delle difficoltà, sono previste anche delle prenotazioni telefoniche, cioè possono telefonare a questo centro. Poi non dimentichiamo che i medici di famiglia sono in grado di capire esattamente quali sono queste situazioni critiche, perché i medici di famiglia conoscono tutte le persone, conoscono tutti i loro assistiti in base alle condizioni sociali, di salute e così via. Assessore, ha dei dati precisi? Quante persone hanno ricevuto il siero fino ad oggi? Fino ad oggi, alla fine di questa settimana, arriveremo a 50.000 persone nella nostra regione. Teniamo conto che i numeri sono un po' i seguenti: personale della sanità pubblica, personale dell'RSA e over 80enni arriviamo a 38.000 unità, quindi per due, però vanno moltiplicati per due perché sono sostanzialmente ci sono due richiami, no? Quindi diciamo che la platea è di 80.000 somministrazioni, finora ne abbiamo fatte 50.000, insomma. Si parla anche di un algoritmo che dovrà stabilire le categorie e l'elenco. Anche da noi funzionerà così? Questo è l'algoritmo, è una cosa che, insomma, è un'idea del segretario del sindacato dei medici, ma i criteri sono stabiliti a livello nazionale dal Ministero della Sanità sulla base della conferenza Stato-Regioni, quindi diciamo che sostanzialmente è un criterio omogeneo a livello nazionale, perché se si dovessero verificare gli scostamenti ci sarebbe una disparità di trattamento, no? Immaginiamo se nella regione Sicilia si decide, che ne so, di vaccinare una certa categoria piuttosto che un'altra. Questa è la ragione fondamentale per cui i criteri sono stati individuati a livello nazionale. Quindi è impensabile, insomma, proseguire con questo tipo di algoritmo, cioè ci sono appunto, come dice lei, dei Ma non criteri. lo so, diciamo che tutti i suggerimenti, tutto ciò che ci può consentire di migliorare, diciamo così, l'uniformità della prestazione, il buon andamento della vaccinazione è utile, però teniamo conto di una cosa, che se noi avremo i vaccini in quantità adeguate, perché ieri sul Financial Times la Presidente della Commissione europea comunicava che alla fine di maggio i cittadini dell'Eurozona avranno a disposizione oltre 400 milioni di vaccini. Questo garantirà chiaramente che nella nostra regione si possano utilizzare gli strumenti che abbiamo organizzato per lo screening di massa. Che cosa significa? Che se avremo un numero di vaccini adeguato, le persone che non si possono muovere da casa o che non deambulano, non hanno la possibilità di uscire, verranno vaccinati dai medici di famiglia. Tutti gli altri verranno invitati in tempi, luoghi, diciamo così, e strutture organizzative nei palazzetti dello sport, in tutte le città per fare nel minor tempo possibile una vaccinazione di massa. Noi cioè abbiamo testato nella nostra regione, siamo una delle poche regioni ad aver organizzato, tra virgolette, in modo militare la somministrazione dei tamponi, e la somministrazione dei vaccini non diverge da quel tipo di organizzazione, tanto più per il fatto che per eseguire una vaccinazione impieghiamo la metà del tempo dei tamponi, quindi siamo pronti. Se ci manderanno dunque i vaccini, saremo in grado di mandare i medici di famiglia nelle abitazioni, nei domicili delle persone che non si possono spostare.
Per chi invece riesce a deambulare o a farsi accompagnare dai figli, dai nipoti o da amici, a quel punto la vaccinazione la eseguiremo con il modello organizzativo dei palazzetti dello sport. Per concludere, se i dati rimangono quelli di questi giorni, lunedì rimarremo in zona gialla? Sì, noi siamo in zona gialla e lo ripeto, è un invito caldamente a tutti i cittadini ad usare tutte quelle cautele necessarie per rimanere a lungo in zona gialla se vogliamo ripartire. Ce la possiamo fare. Continueremo, le do un'altra notizia, continueremo noi lo screening gratuito nelle città, riapriremo agli studenti, riapriremo al corpo docente, riapriremo alle categorie produttive, riapriremo alle società sportive, quindi li invitiamo tutte queste persone ad approfittare dello screening gratuito che noi facciamo nella nostra regione. Dopodiché probabilmente avremo la possibilità di curare nei primi sintomi della patologia con gli anticorpi monoclonali che abbiamo già iniziato a sperimentare la nostra regione, quindi non solo il vaccino, ma anche la cura, perché sembra che questa terapia sia una terapia efficace. E quindi insieme, se ci mandano i vaccini attraverso i tamponi, attraverso la cura con gli anticorpi monoclonali e le altre terapie, prima dell'estate riusciamo a uscire fuori da questa situazione. Io non è che sono ottimista, diciamo così, per definizione, sono ottimista perché abbiamo gli strumenti per uscire fuori, ma la cooperazione sociale dei cittadini deve essere totale, quindi mascherine, igiene delle mani, distanziamento, poi si possono fare tutto, si possono fare cene, si può incontrare gli amici, ma occorre avere questo tipo di cautele. Come mai si accelera solo ora sulle terapie anti-Covid con gli anticorpi monoclonali, definite anche cure salvavita, e ci si è invece concentrati quasi soltanto sui vaccini? Quando all'inizio del mio insediamento io avevo detto cominciamo a utilizzare in via sperimentale, io l'ho detto 2 mesi fa la storia degli anticorpi monoclonali, quando cioè abbiamo saputo che Trump era guarito. Quindi avevo detto usiamo il plasma, cerchiamo in via sperimentale di usare il plasma, l'idrossiclorochina per esempio, dicono che nella prima fase funziona, quindi lì mi hanno attaccato l'assessore di anticorpi monoclonali li usavano a Boston in via sperimentale, quindi non penso che l'MIT di Boston, che è una delle più antiche e prestigiose università del mondo, fossero dei fessi, insomma. Ecco, e quindi arriviamo sempre in ritardo. L'altro giorno, sabato, nella conferenza Stato-Regioni, quando l'ho introdotto l'argomento, poi la Lombardia si è accodata, si sono accodate anche l'Emilia-Romagna, finalmente il commissario Arcuri ha detto, ah, ma forse sarà opportuno chiedere ad AIFA di sperimentare questi anticorpi monoclonali. Io non sono uno scienziato, sono laureato in legge, quindi non sono un medico, però leggo un po' di stampa. E sulla stampa internazionale, solo sulle Monde, sui giornali inglesi, ma anche su quelli tedeschi, c'è l'idea che si possa curare in questo modo. Se la Germania 2 settimane fa ne ha comprati 300 milioni, noi arriviamo sempre in ritardo come se fossimo. Cioè, io non capisco questo. Siamo un paese avanzato, abbiamo le tecnologie, abbiamo gli scienziati, abbiamo tutto, però non lo so perché, insomma, ci comportiamo come gli ultimi della classe. Questo io non riesco a capirlo. E se vai a vedere le dichiarazioni che io ho reso un mese fa, era quello di utilizzare gli anticorpi monoclonali. Mi guardavano e mi hanno criticato, insomma, però così, così va. Ma questo non lo voglio dire per essere bravo, lo voglio dire perché abbiamo la ricerca, abbiamo un sacco di gente in gamba, no? Perché non provarci? D'altra parte la medicina non è una scienza, è una disciplina che procede con degli. Con la ricerca applicata, con la sperimentazione. Ne ho parlato non così privatamente, ne ho parlato nel Parlamentino nostro, nel Consiglio regionale. E ne ho parlato, per esempio, la produzione dei vaccini. Siamo la terza industria produttrice al mondo di farmaci, però non produciamo vaccini perché da 10 anni c'è questa teoria dei Novax, no, legata anche ad alcuni partiti politici, 5 Stelle e così via. Ma nel momento in cui presentiamo a livello, diciamo così, pandemico anche futuro, perché noi abbiamo a che fare con il Covid-19 non solo quest'anno, ma con il Covid e successive trasformazioni per i prossimi anni. Questo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, perché non produrre i vaccini e aspettare che lo facciano altri paesi?
Quindi anche questo, quando io sabato l'ho portato sul tavolo del rapporto Stato-Regioni, anche lì si è detto, ah, ma forse, e il commissario Arcuri ha detto, convocherò nei prossimi giorni il CEO, gli amministratori delegati delle maggiori società, perché forse c'è Menarini, che è la più grande industria farmaceutica d'Italia, che potrebbe produrli. Io avevo detto, perché non produrre le marche che abbiamo anche Pfizer? Mi hanno risposto, ah, ma Pfizer ad Ascoli produce altri vaccini. Ma secondo te, se lo Stato italiano compra 50 milioni di vaccini per il prossimo anno, per l'anno successivo, pensi che nessun investitore è capace di mettere in atto un'industria capace, pagando i diritti, di produrre questi vaccini? Di che stiamo parlando? Cioè, basta che ci siano gli investimenti necessari. E se noi dovremmo comprare 50 milioni di vaccini l'anno, perché dobbiamo far arricchire l'industria farmaceutica tedesca, la BioNTech o quella americana, Pfizer o quella inglese, AstraZeneca e così via? Non si capisce, insomma. No, non lo so perché stiamo così, capito? Non abbiamo fiducia in noi stessi. E questa è una cosa che a me dà molto fastidio, insomma. Però io sono assessore dell'ultima regione da 3 mesi, però sta tranquilla che, insomma, in genere, quando mi sono prefisso un obiettivo, insomma, qualche volta l'ho raggiunto. E questo lo dico non perché io sono bravo, lo dico perché, cioè, siamo la prima regione manifatturiera d'Italia, Simona. Noi siamo al centro del mondo, non siamo alla fine del mondo, noi siamo al centro, come marchio, come cultura, come struttura, come ricerca, come imprese, come tutto. Ma perché aspettare la manna? Non capisco io, ecco questo.